Le coordinate geografiche. Per trovare una posizione geografica precisa, i geografi hanno tracciato sulla Terra un reticolo. Questo reticolo è fatto di linee orizzontali. E di linee verticali. Le linee orizzontali si chiamano paralleli e si contano a partire da quello centrale, il parallelo 0, l'equatore. Si contano o verso nord, verso l'alto, o verso sud, cioè verso il basso. Ci indicano la latitudine. Le linee verticali si chiamano meridiani e si contano a partire da quello centrale, il meridiano 0, il meridiano fondamentale di Greenwich. Si contano o verso est, verso destra, o verso ovest, verso sinistra. E ci indicano la longitudine. L'equatore taglia la Terra in due metà uguali. Quella sopra l'equatore si chiama emisfero nord, settentrionale o boreale. Quella sotto l'equatore, emisfero sud o meridionale o australe. Oltre all'equatore esistono alcuni paralleli speciali, il Tropico del Cancro, il Tropico del Capricorno, il Circolo Polare Artico e il Circolo Polare Antartico. Essi servono a definire le zone climatiche terrestri. Le paralleli presenti sulla superficie terrestre sono 180, 90 paralleli principali a nord dell'equatore e 90 paralleli principali a sud dell'equatore. Sulla superficie terrestre sono presenti invece 360 meridiani, 180 ad est di Greenwich, 180 ad ovest di Greenwich. Ciao, meraviglie!